L'anteprima del nostro telegiornale, in apertura la cronaca giudiziaria. Il 48enne Rosario può tornare a Ischia. Gli è stato revocato infatti l'obbligo di dimora, era stato arrestato per spaccio di stupefacenti. I turisti preferiscono le isole in questo weekend caldo di fine luglio, con le partenze e gli arrivi sui vari territori. I turisti continuano a confermare le loro preferenze per il relax, l'ambiente e la sicurezza data dal Covid free. A Procida il Monsignor Battaglia ha fatto visita al Cristo Morto, ieri una visita al Lampo alla congrega dei Turchini per l'Arcivescovo di Napoli. Ed infine una nuova ordinanza di De Luca che è stata firmata oggi per poter prorogare in Campania per il mese di agosto i vari provvedimenti, le mascherine, l'uso di bevande, ma ci sono novità per quanto riguarda i viaggi per chi arriva in aereo a Capodichino. Di questo e altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto, tutto, tutto. Siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia senza fine. Thank you.
Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Revocato l'obbligo di dimora, Rosario Rando torna ad Ischia. Il 48enne era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato De Girolamo. Relax, ambiente e sicurezza, i turisti preferiscono le isole. Nel weekend caldo di fine luglio i vacanzieri confermano i motivi alla base della scelta della località turistica. Prima tra tutti la dichiarazione di Covid-free. Monsignor Battaglia visita il Cristo Morto. L'arcivescovo di Napoli è giunto sull'isola di Procida ieri per una visita lampo alla congrega dei Turchini. Mascherine, bevande e viaggi, nuova ordinanza di De Luca. Il presidente ha prorogato in Campania per il mese di agosto le disposizioni vigenti sulla somministrazione di bevande alcoliche e l'uso della mascherina all'aperto. Novità per chi viaggia in aereo. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia in questa edizione del weekend del nostro telegiornale. Innanzitutto il meteo. A partire dalla giornata di domenica 1 agosto l'Italia risulterà divisa in due. Il nord sarà minacciato da temporali e grandinate, mentre al sud si toccheranno picchi di 44 gradi centigradi. Al centro e al sud, fatta eccezione per qualche disturbo sul nord della Toscana, il weekend e quindi anche la domenica trascorreranno all'insegna di un tempo ampiamente stabile, soleggiato e anche molto caldo, con picchi di temperatura oltre i 40 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. La cronaca giudiziaria, il Tribunale del Riesame di Napoli, decima sezione, presieduta dal dottor Pietro Carola, ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Antonio De Girolamo nell'interesse di Rosario Rando ed ha annullato il divieto di dimora in Campania che era stata applicata all'isolano dal GIP Rosa Maria De Lellis nell'udienza di convalida dell'arresto per detenzione di stupefacenti. Rosario Rando, classe 73, era stato arrestato dai carabinieri il 10 luglio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'udienza di convalida dell'arresto gli era stato applicato il divieto di dimora in Campania che è stato revocato dalla decima sezione del Tribunale di Napoli. Il Rando ha potuto quindi liberamente fare ritorno sull'isola di Ischia. Ancora dolore per la famiglia di Emanuele Melillo, l'autista di 32 anni morto nel grave incidente avvenuto lo scorso 22 luglio a Capri, dove un bus, dopo aver sfondato una ringhiera, è precipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande. La compagna incinta di Emanuele ha perso il bimbo che aveva in grembo. La giovane ha iniziato a star male subito dopo la tragedia del compagno. La famiglia inoltre sta ricevendo numerose telefonate di benefattori che stanno offrendo assistenza gratuita. E proprio oggi i consulenti della Procura hanno iniziato gli ultimi esami sul materiale organico del muscolo cardiaco e dell'encefalo prelevati dalla vittima per escludere la presenza di patologie occulte. Ed ora il turismo, il weekend da bolido rosso per le località del Golfo di Napoli, porti presi d'assalto dai turisti per chi parte per le vacanze e per chi invece torna a casa dopo il periodo di relax trascorso a Ischia, Procida o Capri. C'è tanta voglia di normalità, mentre restano le riserve rispetto alla sicurezza. Ascoltiamo i turisti in partenza da Porta di Massa. In partenza qui al traghetto di Porta di Massa per andare dove? A Ischia. Come mai ha scelto di andare sull'Isola Verde? È una bella zona, mi piace molto, non è la prima volta che vado. In che zona si recherà? Ischia Porto e vado un po' in giro per lì. Quanto tempo si tratterà Ischia? Farò oggi fino a domani. Lei si sente sicuro di andare in vacanza, specialmente anche dopo il programma Isole Covid Free? Diciamo che è sicuro, è una parola molto gigante in questo caso, però speriamo in un ripresso ripartenza, una cosa un po' più sicura. C'è voglia di sole, mare e vivere soprattutto. Sicuramente, ma penso un po' tutti. Speriamo ci facciamo tutti così velocemente e si torna alla normalità. A Porta di Massa in attesa del traghetto, destinazione? Ischia. Come mai ha scelto di andare sull'Isola Verde per la sua vacanza? Ci abbiamo due giorni di ferie, approfittiamo così. Sono tanti anni che andiamo e anche quest'anno andiamo a Ischia. Lei di dov'è? Di Roma.
Ha scelto Ischia anche perché c'è il programma Isole Covid Free, si sente più sicuro? No, così, ho scelto perché mi piace. Cosa cerca questa sua vacanza dopo un anno difficile? Un po' del relax, diciamo. E siamo stati a casa sempre chiusi e andiamo un po' così, prende un po' di svago, un po' di movimento. Siamo stati sempre chiusi e ne approfittiamo per 3 giorni. Buona vacanza. Grazie. Lei è in attesa del traghetto destinazione? Ischia. Come mai ha scelto di andare sull'Isola Verde? Veramente sono un abitué, ci vengo quasi tutti gli anni. L'anno scorso non sono venuto, per ovvi motivi, e quindi quest'anno approfittiamo per ritornare ad Ischia. Cosa significa poter tornare in vacanza dopo un anno difficile in un luogo che lei ama? Significa finalmente un po' di libertà, perché la cosa più bella è la libertà, quindi io sono una persona libera, a me piace viaggiare e quindi trovo che sia una cosa, quasi che siamo tornati alla normalità, insomma. Si sente sicuro di andare in vacanza? Conosce il programma Isole Covid Free? Sì, l'ho letto prima di... quindi so che Ischia è un'isola Covid free. Questo la rende più sicura? Sì, anche perché io comunque ho la green card, quindi sono vaccinato, doppio vaccino, anticorpi, quindi ho fatto tutto quello che dovevo fare. E chi arriva ad Ischia ammette di aver scelto l'Isola Verde per le bellezze e per le terme, oltre che per la sicurezza, soprattutto rispetto alle località dell'estero. Ascoltiamoli all'arrivo al porto di Ischia. Perché avete scelto Ischia come meta per le vostre vacanze? Perché l'isola più bella che c'è, ma veramente l'Isola Verde la sanno tutti, e nel mondo è la più conosciuta e noi la decantiamo tanto. Perché è la seconda isola che visitiamo quest'anno, la prima è stata Procida a maggio e abbiamo deciso Ischia per comodità. Perché non c'è bisogno di spostarsi molto per vedere qualcosa di bello, basta anche rimanere in zona e poi comunque per stare più in sicurezza, perché comunque è più sicuro rispetto a spostarsi all'estero. Per le terme indubbiamente, e anche perché ci è stata consigliata da amici che erano già stati qua e hanno detto che è un'isola molto bella, ed è vero, siamo stati molto bene. Perché è l'isola più bella di Napoli, tra Ischia, Capri e Procida sono le migliori, le più belle. E avete viaggiato col traghetto, ritenete di aver viaggiato in sicurezza? Sì, abbiamo viaggiato con Medmar, abbiamo viaggiato in sicurezza e in tutta tranquillità. Sì, abbastanza. Sì. Abbiamo sempre portato la mascherina e siamo stati attenti, quindi siamo stati bene. Certamente, sicuramente. Sì, assolutamente sì. C'era tutto quello che è necessario per il Covid, attenzione a ogni cosa, effettivamente c'era. A Capri il numero di prenotazioni e di occupazione alberghiera soddisfa il sindaco di Anacapri, Alessandro Scoppa. Manca però il turismo giornaliero. Buone le previsioni per agosto e settembre. Sentiamo. Sindaco, qual è il bilancio del turismo? Che possiamo dire dei mesi giugno e luglio? Capri è stata presa d'assalto dai turisti come nei tempi migliori o bisogna ancora recuperare? Guardi, il tasso di occupazione alberghiero ed ex alberghiero è ottimo, per cui da questo punto di vista non ci possiamo lamentare. Chiaramente manca il turismo giornaliero, è una parte dell'economia dell'isola, si basa tuttora su quel tipo di turismo, per cui non è quello dei tempi migliori, ma di sicuro siamo sulla buona strada. Sindaco, invece per agosto e settembre anche ci sono prenotazioni importanti? Sì. Sicuramente abbiamo un buon tasso di prenotazioni su tutta l'isola. L'obiettivo è allungare la stagione, perché qui a Capri poi si punta anche sul Natale. Sicuramente, più a lungo riusciamo a durare senza restrizione meglio è. Ed a proposito di turismo, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha illustrato le iniziative a sostegno del turismo destagionalizzato che si concretizzeranno in un intervento da 18 milioni e mezzo di euro suddiviso in 2 bandi camerali. Alla conferenza a Napoli era presente anche il sindaco di Forio e presidente dell'ANCIM, Francesco Del Deo. Vediamo il servizio.
Presidente, la Camera di Commercio di Napoli scende in campo a sostegno del settore turismo, 18,5 milioni di euro divisi in due bandi. E dopo tante chiacchiere di tutto e di più, la Camera di Commercio con i fatti insieme agli imprenditori mettono in campo 18 milioni e mezzo di euro per due progetti che prevedono il primo una terza notte in omaggio. La cosa utile è che non c'è uguali, che abbiamo coinvolto tutta la somministrazione, infatti gli alberghi che usufruiranno della terza notte in omaggio dovranno convenzionarsi con ristorante, pizzerie e tutto quant'altro prevede la somministrazione per poter mandargli i turisti per un pranzo, quindi cosa unica, ma non ci siamo fermati qua, 3 milioni e mezzo di euro, visto che i contagi, la variante Delta continua a galoppare, abbiamo pensato di mettere in sicurezza anche le imprese, quindi un bando di 3 milioni e mezzo per l'acquisto di DP e sanificazione, non solo, ma anche la formazione di tutto il personale per poter accogliere i turisti con una certa praticità e competenza. Sindaco, la Camera di Commercio di Napoli scende in campo per sostenere le aziende del settore turismo, due bandi per oltre 18 milioni di euro. Ancora una volta il presidente Ciro Fiola ha dimostrato tanta capacità e tanta sensibilità sui problemi del turismo nella nostra regione Campania, ma nella nostra provincia soprattutto. Il discorso di stanziare 18 milioni e mezzo è stata una idea molto sensata, un'idea lungimirante che ci consentirà di destagionalizzare, perché noi, specialmente sulle nostre isole del nostro arcipelago, dove eravamo abituati a lavorare 8 mesi all'anno, le nostre stagioni si stanno restringendo moltissimo. Il fatto stesso di poter fare due notti e la terza notte per il turista viene pagato dalla Camera di Commercio con un piccolo contributo da parte degli albergatori è un fatto promozionale molto, molto importante. Quindi dobbiamo cercare di fare in modo che da parte nostra, degli operatori, da parte degli enti locali e degli operatori facciamo trovare i nostri territori pronti ad accogliere un turismo che deve venire, deve portare un buon ricordo dopo quando va via. È un'opportunità che ci viene data, perché questo consentirà anche di poter tenere le aziende aperte qualche mese in più proprio per i lavoratori stagionali, perché il grosso problema è delle aziende e dei lavoratori stagionali che si sono visti dimezzare il periodo lavorativo. Ieri sull'isola di Procida è giunto l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, per una visita privata e veloce al Cristo Morto presso la congrega dei Turchini. Vediamoci queste immagini dell'arrivo di Don Mimmo, accolto con una scritta di benvenuto, mentre fa ingresso nella chiesa e si reca ad omaggiare il Cristo Morto sistemato davanti all'altare. Vediamo. Ed ora la situazione della scuola in Campania. Per De Luca la scuola non è una priorità. De Luca considera normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola in presenza, nonostante il numero sempre più alto di vaccinati. Lo ha sostenuto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Passerà alla storia, dice De Magistris, come il presidente della regione che profondamente mortificato la scuola e quindi il futuro dei nostri figli. Sentiamo De Magistris. In questi giorni De Luca ha detto che a settembre la DAD sarà inevitabile se non ci sarà almeno l'80% di alunni vaccinati. Lei come commenta? Ma De Luca
è il protagonista di un primato tristissimo, cioè che gli effetti negativi della cattiva gestione della pandemia sulla scuola ha visto la Campania primeggiare con i dati peggiori che vengono in parte dalla dispersione scolastica, in parte dalle prove invalsi come abbiamo visto in questi giorni. Per De Luca la scuola non è una priorità. De Luca considera un fatto normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola in presenza, nonostante un numero sempre più alto di vaccinati, e quindi passerà alla storia come il presidente della regione che ha profondamente mortificato la scuola e quindi il futuro dei nostri figli. I presidi però chiedono, diciamo, in qualche modo l'obbligo dei vaccini per i ragazzi. Io credo che noi dobbiamo arrivare alla vaccinazione di massa. Questo è un tema su cui il governo sta intervenendo anche con misure di questi tempi, anche controverse, magari non tutte condivisibili, però l'appello è che ci sia una vaccinazione quanto più massiccia possibile, perché questa variante Delta sta dimostrando che il virus si moltiplica se non c'è una vaccinazione di massa, e dove c'è vaccinazione il virus si contiene. Se noi avessimo avuto una maggiore capacità di somministrazione di vaccini e un miglior coordinamento tra regioni e Stato, probabilmente oggi staremmo meglio. Quindi si pagano ancora molti errori di programmazione, di organizzazione, di coordinamento, paghiamo schizofrenie istituzionali, quindi mi auguro che adesso prevalga quella direzione nazionale, quel coordinamento univoco che consenta di fare un'accelerata forte da qui alla fine dell'estate, in modo da provare ad avere il 70-80% delle persone vaccinate per il fine settembre. Dai dati che emergono, insomma, se si fa presto, il completamento del ciclo vaccinale contiene la variante. Se non si fa presto, noi rischiamo, non dico di stare punto a capo, però insomma di essere travolti da nuove misure restrittive che il Paese sinceramente oggi deve provare a non ipotizzare in maniera concreta ma solo in astratto. Ecco perché spiace che invece di organizzare meglio le campagne vaccinali e rimediare gli errori già mettono alcuni politici le mani avanti. Il presidente della Regione Campania De Luca ha firmato oggi un'ordinanza che proroga le misure in scadenza ed aggiorna alle direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all'aeroporto di Capo Chino. Il dispositivo andrà in vigore dal 1 agosto e fino al 31 agosto. Dalle 22 alle 6 del mattino è fatto divieto di vendita e di asporto di bevande alcoliche da parte di qualsiasi esercizio commerciale e anche con i distributori automatici. È fatto inoltre divieto di consumo delle bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. La vendita di bevande alcoliche è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. È confermato l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Lo svolgimento di spettacoli, concerti ed eventi pubblici ed aperti al pubblico è subordinato alla definizione delle misure e specifiche prescrizioni. E inoltre è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Capo Chino attraverso voli diretti o di transito dai paesi per i quali non è previsto l'obbligo di isolamento fiduciario all'arrivo di sottoporsi ai controlli. E per quanto riguarda il coronavirus, sale ancora l'incidenza dei casi Covid nel nostro paese, aumenta anche l'RT, ma resta basso il tasso di occupazione dei posti letto. Poiché la variante Delta è ormai dominante ed è molto contagiosa, occorre mantenere comportamenti prudenti e soprattutto vaccinarsi, come ribadisce il professor Gianni Rezza del Ministero della Salute. Sentiamo. Questa settimana sale ancora l'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese, che si fissa intorno a 58 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT purtroppo è in aumento ed è intorno a 1,57, quindi ben al di sopra dell'unità. Per fortuna però il carico sulle strutture sanitarie rimane basso, e il tasso di occupazione in area medica è intorno al 3% e quello delle terapie intensive
intorno al 2%, quindi ben al di sotto della soglia critica. Naturalmente la variante Delta, molto trasmissibile, è quella ormai predominante nel nostro paese, per cui bisogna in questo periodo di vacanze mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla prudenza e soprattutto correre, per chi non l'abbia ancora fatto, a vaccinarsi. Ed ora il consueto bollettino aggiornato dei contagi. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, oggi 31 luglio il totale degli attualmente positivi è di 78.484, con una crescita di 4.323 assistiti. I deceduti sono 19, il totale sale a 128.029. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 4.130.393, con un incremento di 1.825 persone. Tra gli attualmente positivi, 194 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 11 pazienti. 1.730 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 45 pazienti. Infine, 76.560 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ed ora la situazione in Campania. Oggi si registrano 471 nuovi contagi su 8.811 tamponi molecolari eseguiti. Nell'ultimo rapporto non c'è nessun deceduto nelle ultime 48 ore in Campania. Sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 196 i pazienti ricoverati nei reparti di degenza a livello regionale. Ed ora tra gli appuntamenti all'Acquameno, la 25esima edizione di Ischia Libri da Mare, la rassegna letteraria organizzata dall'Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune e l'Albergo della Regina Isabella. La serata sarà dedicata alla napoletanità, domani, domenica 1 agosto alle 21.30, in Piazza Santa Restituta all'Acquameno. Marisa Laurito, autrice di Una vita scapricciata, ripercorrerà i ricordi della sua vita, da Edoardo agli esordi a Cinecittà, a Renzo Arbore, ma anche agli amori e le amicizie di un artista che ha vissuto molte vite. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, diamo uno sguardo a meteo e vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Chiudiamo qui questa edizione del weekend del nostro telegiornale, vi lascio in compagnia dei nostri programmi, vi auguro buona domenica e ci rivediamo come sempre qui lunedì alle 14. Arrivederci.